Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Manca un giorno, manca pochissimo, manca nulla. Dobbiamo distruggere l'Empoli e andare avanti. Dobbiamo distruggere per costruire le fondamenta del nostro futuro. Dai ragazzi, è importante, questa partita è importantissima perché si mette pressione a quella squadra di Pippe, perché comunque noi dobbiamo fare sempre il nostro e più del nostro per poter vincere, perché abbiamo sempre i titoli dei giornali, sempre gli articoli delle varie TV che ci trattano come l'ultima ruota del carro, e quindi per rivalsa noi dovremmo comunque fare meglio, sempre meglio degli altri. Forza Inter, dobbiamo vincere, saremo credo in più di 70.000 a San Siro per questa nuova battaglia, per questa nuova importante, decisiva sfida. Dobbiamo assolutamente sbloccarci subito, a mio avviso sarebbe buono un gol, e poi non dobbiamo farci prendere dall'ansia. Molte volte l'Inter si fa prendere dall'ansia e questo è un errore. Dobbiamo essere cinici, dovremmo essere più cinici. Certe volte ci è capitato di non esserlo. Della fortuna non parlo, perché la fortuna è dei principianti, appunto, di quella squadra, della terza, quarta squadra di Milano, squadra che è andata due volte in B. Noi a quello non dobbiamo fare affidamento, perché noi siamo una squadra di diversa caratura. Dobbiamo assolutamente dare il massimo. Se daremo il massimo non ci sarà problema. Forza ragazzi, io la vedrò e soffrirò con tutti voi, ma alla fine la gioia sarà migliore, perché comunque diciamo quando le sfide sono così con i due contendenti così ravvicinate, sono le migliori e bisogna sempre accettarle, non bisogna mai tirarsi indietro. Dai ragazzi, questa partita è fondamentale e può darci lo spunto, anche perché se vinciamo sorpassiamo i cugini, insomma, quella squadra. Dai ragazzi, dai, manca poco, fra esattamente 25 ore ci metteremo di fronte alla TV e ti faremo la nostra beneamata. Forza Inter, sempre.